Benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video prepareremo la valigia, insieme a voi. Finalmente si parte, facciamo un viaggio insieme, quindi questa volta ci vedrete prepararci e fare anche il vlog in vacanza insieme. La destinazione ve la diremo su Instagram, come facciamo sempre. Quindi questi sono i nostri Instagram, seguiteci sui nostri profili. Sui nostri privati mettiamo le foto nostre separate, su Camilla e Matilde invece. Facciamo più vlog, tipo, vogliamo proprio aggiornarvi giorno per giorno mentre siamo lì, così potete avere già un'anteprima di quello che facciamo, insomma, realmente, invece di aspettare magari il vlog su YouTube. Esatto, poi vabbè, ovviamente una volta tornate ci mettiamo a editare tutto il vlog e lo vedrete dopo. Quindi in questo video prepariamo la valigia insieme. Volevamo subito dire una cosa Specifichiamo una cosa, perché come vedrete non sono due valigie. ma una borsa e la valigia. In pratica, se avete visto anche i video precedenti, tipo io dicevo sempre io vado in vacanza Io perché non ci volevo Cami non doveva andare. venire con me. E invece poi alla fine andiamo insieme. Sono aggiunta Sei aggiunta all'ultimo. dopo. Quindi io avevo già prenotato il volo da un sito di cui non so se ho sbagliato oppure se me l'ha messo automaticamente, ma mi è venuta la valigia inclusa, quindi io ho speso anche più soldi, L'hai speso di più perché ha già pagato tipo incluso col biglietto la valigia, invece ho pagato meno e non c'avevo la valigia. ovviamente. Io 3 sfighe, lei ha tipo pagato metà di me. Cioè, vabbè, comunque ormai Va bene, è è andata così. così. Quindi io ho tipo un borsone e lei c'ha la valigia. Ho avuto anche fortuna a trovare il volo e tutte le coincidenze le stesse di Mati. Erano tutti disponibili, quindi. Esatto, e quindi siamo insieme. Però saremo in hotel separati. E niente, quindi vi portiamo nella preparazione della valigia. Ok, allora eccoci qua a fare le valigie e la mia borsa. Abbiamo preparato tutte le coscettine in fondo, che vabbè, adesso non vedete, piano piano vi facciamo vedere come le riempiamo. Quindi questa è la mia borsa e questa invece è la valigia di Mati. Quindi iniziamo subito. Allora, non fate caso alle mie unghie perché sono senza il In colore. fase di In fase di costruzione. costruzione, però Io ho vabbè. una mano fatta, un'altra da finire. Siamo nel mood di preparazione, comunque iniziamo con le valigie. Allora, iniziamo dai vestiti. Abbiamo già fatto una lista e abbiamo scelto i vestiti da giorno e i vestiti per la sera. Quindi iniziamo un po' a riempire la valigia e la borsa con questi. E Esatto, poi quindi dopo passiamo ai costumi e a tutte le altre cose. io metterò qui tutte le mie cose e mentre di qua penso più, vabbè, sempre vestiti ma più oggetti. Quindi via. Io invece, vabbè, ho questa borsa che alla fine è parecchio capiente, ora cerco di non riempirla al massimo, che secondo me questa sfora le misure, però ho visto tanta gente portare questa roba e tutti stanno zitti, quindi ora non è che se ci vado io dovrebbero fare Sta a storie. vedere. Questo lo vedrete nel vlog se rimarrò a terra per la borsa, al limite la imbarcherò in qualche modo, però speriamo di no. Però se la riempio tutta diventa enorme, tutta la valigia di Matice. No, vai, No, no, è impossibile. allora iniziamo con le cose da giorno. Allora, siccome questo è un viaggio che facciamo insieme, abbiamo deciso di abbinarci tipo, e ovviamente non sempre, però abbiamo delle cose tipo Sì, simili. certe cose le abbiamo prese simili di colori diversi. Tipo questi vestitini che andiamo subito a mettere dentro. Poi io metto questo vestitino bianco che è simile a quello che ho messo celeste, solo che è fatto così, tutto bianco. Molto carino e ci sta proprio per il posto in cui andiamo. Io invece porto un completo fatto di gonna, tipo pantagonna e top. Poi porto un altro vestitino, cioè in realtà in questa vacanza io non c'ho manco un pantaloncino di jeans, cioè abbiamo tutti i vestitini, te? Anch'io. Tutti i vestitini, vabbè, questi sono vestitini da giorno per andare tipo al mare, con tutte le ciliegie, fatto così. Anch'io porto un vestitino fatto così bianco, tutto tipo in pizzo. Noi siamo una settimana fuori, soltanto che il tempo che si arriva, il giorno che si va via, sono già 2 giorni tipo in meno, diciamo, e quindi le cose da sera e le cose da giorno, sono 2 in meno, quindi tipo 5. Esatto, quindi i vestitini da giorno io l'ho finito di mettere, poi c'ho quelli da sera. Adesso metto questo vestitino e questa tutina. Vi faccio vedere, troppo belline. Guardate, questa è la tutina, tutta rosa, troppo bella. Forse anche io metto la tutina rosa. A Cam è venuto un dubbio, forse la vuole mettere anche lei. E questo tubino blu, molto carino, l'ho messo in realtà anche a Tenerife, però davvero è fresco, veloce, quindi ci sta tutto. Via, alla fine porto altre due cose. Tanto questa borsa scoppierà, lo so già, Beh. perché se non mi do un limite. Via, porto questa tutina perché Matteo la porta fucsia e io così la porto così Rosa rosa. chiaro. Poi questo completino con tutti i fiori. Allora, adesso vi facciamo vedere le cose che portiamo per la sera. Così poi facciamo il time lapse mentre si mette tutto dentro. Quindi, via, inizio io. Vai, sì, una cosa per uno. Vai. Allora, porto questo vestitino
fatto così verdolino, cioè ora qua non sembra, cioè, ma è tutto aderente e poi c'ha questa gonnellina. Io invece mi porto questo vestito che è troppo bello, fatto così con una fascia e una gonna. E poi mi porto questo qua di vestito bianco, che c'ha qua la rosa. Io vestito bianco con la rosa porto questo, fatto così monospalla con una rosa qui sulla spalla e questi due fasce che scendono. Mi restano questi due vestitini, questo tubino rosa di Zara e poi questo vestitino bianco sempre di Zara. Forse c'è stato un po' un problema, perché all'inizio pensavo... Perché mai ti sei resa conto di aver portato più cose di me, cioè di star portando più cose di me. Vuoi portare questa gonna di Zara con questo top, che insomma è un completo abbinato. Pensavo di portarlo per il giorno, soltanto che poi ho fatto un cambio, tipo lo metto la sera, quindi siccome mancava un altro outfit per la sera, ho fatto questo col pantaloncino e il body di Bershka. Aggiungendo pure questo, perché all'inizio non lo trovavo, ho detto vabbè, mi rassegno, non lo porto. Adesso ho troppi vestiti. Faccio vedere le altre cose che avevo scelto. Mi sta facendo tipo un haul. Sì, in pratica uno delle cose che ho comprato. Vuoi portare questa gonna, che vabbè, questa assolutamente sì. Questa gonna in raso, abbinarlo con questo top, che insomma è favoloso. Sì. E poi questo vestito tutto arancione, troppo bello. Insomma, in pratica se portassi tutta questa roba sarebbe per un mese. Insomma, io adesso forse metto qui a capire cosa portare, perché è un po' troppo. Ok, facciamo il timelapse dove mettiamo tutti questi vestiti. Ok, allora i vestiti li abbiamo finiti finalmente, possiamo passare ai costumi. Ai costumi. Allora, io metterò tutti i costumi qua dentro. Cioè, cerco di farli entrare, non so se c'entrano, penso di sì. Io ho tipo portato un po' di costumi, però tipo ho delle giustificazioni su tipo delle foto, quindi... quindi timelapse. I costumi non vi si fanno vedere, se no ci si metterebbe fino a domani all'altro. Quindi timelapse, poi li vedete tutti in vacanza e seguiteci, esatto, su Instagram, questi sono i nostri Instagram. Allora, io ho fatto entrare tutti i costumi qua dentro, in realtà me ne manca uno, però c'è ancora un po' di spazio. Anch'io li ho messi tutti qua. E adesso dobbiamo preparare i copricostumi. Vabbè, per questo non c'è problema, perché tanto sono stramini, cioè si schiacciano benissimo. Allora, io porto questo qua bianco, che ho portato anche per Charm. Io porto un pantalone fatto così, che si abbina al costume di Tezenis. Poi ho qua un copricostume che ho dato a Cami bianco, così ci si matcha. Io lo lascio in busta perché... Vabbè, ecco qua, sì, questo mio bianco, no, questo cioè non si capisce perché è proprio piccolo. È la stessa piccolo cosa, però. E poi ce n'ho un altro spezzato, tipo gonnellina, che serve questo. E questa è la parte sopra. Poi porto questa gonnellina. E poi ci si rimatcha di nuovo con questi copricostume a pantalone, fatti così, con tutti questi pezzi di stoffa laterali. Poi mi porto un pareo, che è questo qua, rosa chiaro, e un completino, sempre a copricostume, fatto di top, manicotti e gonna. E li andrò a mettere dentro questa busta. Ah, vai, allora anch'io. Ve lo metti lì qui dentro, quelli piccoli. Dai, piccoli. Fra. No, beh, quelli, lì, sti, quelli piccoli piccoli c'entravano, però due basta, quindi vabbè. Porto questa bustina di Shein. E facciamo tutto uno. Allora, adesso abbiamo messo i costumi, i copricostumi, e proseguiamo. Allora, qua sicuramente andrò a mettere tipo l'intimo, che per ora non ho in realtà ancora pronto, quindi... Però io invece lo metto qua. Sì, io lo andrò a mettere in questa parte trasparente, poi dentro Hello Kitty, non lo so, però vedremo. Però intanto ho preparato questo, che sì, è un porta Nintendo, che ormai da anni è adibito al porta gioielli. Nella vacanza. Perché la scatolina è rigida. Esatto. Potevo anche comprare quello fatto apposta, però. Ho messo un po' di gioiellini colorati, un po' da sera e niente. Quindi tutto sta qua dentro. Mentre qua ci stanno le cose per i capelli. Quindi tutti elastici, gommini, fiocchetti. Queste sono delle fasce. Un po' di tutto qua. Non so se portarmi tipo un cappellino, perché tipo quando andai in Sardegna ero morta di caldo, quindi sta una bandana. Adesso valuto. Io invece tutti gli orecchini, collane, le ho messe qua.
in questa scatolina che, vabbè, non mi si chiude molto bene, però dai, ci sta. E la metto qui in questa tasca. Mi metto qua dentro. Poi ho questo che tipo, lo comprai l'altro anno da The Zenith e poi non l'ho usato perché me lo scordai. Però praticamente è un accessorio da mettere tipo sulla vita, con i costumi. Per i capelli ho deciso di portare alcune di queste pinze troppo carine che ultimamente sono andate tra di moda, tipo da mettere anche sulle borse oppure sul costume, insomma. Troppo carino, l'ho preso su Shein, vi ho fatto l'haul su TikTok, quindi se volete seguiteci su TikTok. E vi ho fatto vedere un po' di cosine che ho comprato, tipo di accessori. E poi ovviamente per i nostri mitici vlog ho deciso per questa vacanza di prendere questo, che c'è, secondo me, troppo carino, anche tutto rosa. Il bastone dei selfie. Il bastone dei selfie per fare video migliori. Quindi, vero, così possiamo tenerlo un po' più lontano. Senza appiccicarci. Ok, quindi sicuramente queste cose assolutamente da portare. Facciamo vedere le borse che portiamo. Tutte le borse. Allora, questa, la mia borsa Carpisa, rosa, che ho già portato anche per Charmy. Mi ci sono trovata bene, la porto a mano proprio. Quindi non è che la sto a mettere nella borsa. Poi porto questa che vabbè serve una pochette, ma ora ci attacco la catenella e la faccio diventare una borsetta, quindi la porto come se fosse una borsetta. E poi per la sera questa qua argentata. Io invece vado a portare per il giorno tipo con qualche outfit giornaliero questa di paglia, troppo carina con fiocchetto. Ho visto gli outfit pazzeschi, quindi me la porto. Poi questa bianca che comunque le cose che ho io da sera sono questo rosa, questo celeste, questo arancio, cioè tutto che comunque ci sta con il bianco, quindi porto questo. Sarà la borsa principale della sera, che non è tanto da sera, però ci sta bene. E adesso valuto se portarmi anche questa, che è argentata. Come ho paura che tipo mi si schiacci, o metto qualcosa qua dentro, che sennò arriva la sottiletta. Cioè, o metto tipo questi qua dentro, cosa dici? Tipo, non quando si va in vacanza, tutte le volte... Cioè, tipo, si rovinano tutte le borse, perché alla fine... Vabbè, davvero, tipo, cioè, questa ora la devo lavare, perché sotto... ho sporcata. Cioè, non so cosa, penso sia gelato, cioè... ho sporcata. Incignata e sporcata subito nella vacanza stessa. Ma comunque penso un po' tutti che le borse sono sempre quelle maltrattate, perché... Cioè, le borse si distruggono, vai una... volendo... Vai una settimana fuori, distrutta sopra. E la terza borsetta sarà quella della partenza, che ancora devo decidere quale portare. Poi mi porto questi, che sarebbe l'abbronzante e lo shampoo e il balsamo. Ma ti devi comprare le boccette. E quindi mi porto questo set. La borsetta qua, qui ci metto l'intimo. Ma devo dire che in realtà, cioè, io sono contenta perché... No, a me mi spaventa. Tutto. No, io invece volevo qui. Ho paura di quanto pesi, perché tipo la mia valigia non potrebbe pesare più di 10 kg, ma qua altro che sforati. Ho comunque questo? No. No. Ho comunque un bagaglio a mano, cioè questo, oppure uno zaino, ma preferisco portare questo perché l'ultima volta ho portato lo zaino e tutte le volte cadeva, c'era sempre un bordello, quindi o te lo tieni in spalla praticamente, oppure niente. Questa volta mi voglio portare il beauty, dove davvero ci metto i trucchi e, come vi facevo vedere prima, tipo bastone per fare video e... tutte le cose comunque un po' più delicate. Allora, siccome una pochette dei trucchi mi occuperebbe spazio, io penso che li metto qua i trucchi. La cerniera, cioè. E adesso dobbiamo andare a mettere le scarpe. Allora, io come scarpe partirò con le mie Queen, con cui appunto ci parto, quindi ce l'ho indosso. Mi porto un paio di tacchi che adesso vi faccio vedere, metterò dentro una busta. E poi, sempre su Shein, nell'haul che vi ho fatto vedere su TikTok, ho preso queste ciabatte stile Hermès, ovviamente fake, però ci va bene lo stesso. Le rovinerei e basta, quindi ho preso queste da portarmi dietro. Non so se le userò, se mi serviranno, comunque mi sembravano carine, non prendono tanto spazio, quindi porterò praticamente un paio di ciabatte e un paio di tacchi. Ok, io invece parto con le Air Force bianche e poi porto due ciabatte, un infradito e una ciabattina un po' più decente e i tacchi. Allora, queste sono l'infradito e queste sono le ciabatte. Questi invece sono i tacchi che voglio portarmi e anche io devo prendere una busta. Le ciabatte le metto qua, siccome io ho meno posto, ho preso la bustina più piccola. Bustina shoes. Cioè, in realtà ogni busta sarebbe per una cosa diversa, tipo questo sarebbe per... le medicine. Vuoi, un po' grossa per le medicine. Un po' grossa. E questi invece sono i tacchi. Troppo belli, innamorata di questi. Perché poi non sono nemmeno tanto alti, quindi ci sto comoda. E li metto in questa bustina. Ok,
tacchi messi, adesso ciabattine. Io invece per il mare andrò a mettere quelle rosa che però ce l'ho in macchina. Questa busta è troppo ingombrante, sai? Allora, praticamente valigia quasi conclusa, adesso devo andare a mettere le borsette. Allora, le borsette avevo detto che le mettevo qua, ma non mi stanno, quindi qua ho messo solo quella da mare. Poi per il resto le metterò qua dentro, che è anche abbastanza rigido questa parte, quindi non si rompe. Metto queste due che sono da giorno, sera, un po' tutto. Poi andrò a mettere qua i trucchi, che adesso li andiamo a mettere subito. Ma ti ho una pochette enorme. Vabbè, non mi va di selezionare. A me non mi entra e la metto qua dentro questa ciminiera. Poi qua dietro, appunto, siccome come vi ho detto prima non ho ancora le bustine di shampoo, devo metterlo qua dietro. E poi cosa devo portare? L'intimo. Ancora sto girando con questa pochette senza nulla. Che andrebbe messo là. Andrebbe messo tipo qua e non ci sta. Quindi o la metto tipo qua. Sì. Sì, per forza. La metto tipo qua dietro. Si chiude. Ma ragazzi, è la prima volta. Sta brava. Queste invece sono tutti gli accessori per i capelli. Boia. E ovviamente non me li porto tutti. Qualcosa da me. Sì, qualcosa darò a te. Se faccio con la bustina di tutte queste cosine, c'entra qua. Poi questa è la borsetta che porto a mano, ovviamente, oltre al borsellino e altre cose come tengo sempre di solito in borsa, metto anche gli occhiali, che se no mi entrano e magari si schiacciano e si rovinano. Gli occhiali l'ho presi su Shane perché, cioè, io ho fatto probabilmente un ordine tipo 2 settimane fa apposta per questa vacanza. Infatti mi mancava tutto perché avevo gli occhiali e tipo poco prima li avevo rotti, quindi fortunatamente l'ho ripresi neri. L'ho preso anche un altro paio che andrete a vedere sicuramente tra poco su TikTok. Io tutti gli accessori, come vi ho detto, metto tutto qua dentro. Ok, finalmente è spuntato un altro po' di sole, quindi proseguiamo. Aggiungiamo le piastre, questa qua mini, cioè in realtà questa non è, cioè, proprio una piastra che fa poco, proprio un ciuffo, diciamo. Non per fare tutta la testa liscia perfetta. Mentre io porto la mia piastra. La metto qua, si spera c'entri qualcosa. Si spera. Questo è il cavalletto. Poi, allora, i trucchi sinceramente adesso li vado a selezionare perché vabbè, è un po' su faccia, cioè, non userò nulla di tutto ciò, userò solo le cose che ha portato anche Kami, quindi riacciumolo meglio in un'altra pochette e poi aggiungere questi che sono tipo dei glitter corpo, viso, molto carini, tipo mi li porto dietro, non so se mi sentiranno. Poi ci si dimenticava anche il pigiama, cioè un paio, tanto basta. Anch'io questo qua, troppo carino. E io ovviamente l'ho riempita al massimo, schiude? No. È un po' sospetta? Sì. Se me la misurano? Poi volevo dire che praticamente adesso abbiamo messo tutto ciò, ma in realtà alla fine dovremo mettere anche le spazzoline, i dentifrici, caricabatterie e tutte le cose che appunto vanno messe all'ultimo. Adesso seleziono i trucchi, faccio un time lapse. Allora, ho selezionato le cose, porterò questo, mentre questo andrà via. Ok, ce l'ho fatta, è entrato tutto, per fortuna. Yeah. E adesso lo vado a mettere qua. Ok, direi che è molto meglio. Queste borsette le metto così. Ok, ci siamo. Allora, adesso realizzerò una seconda pochettina per le medicine. Non si sa mai, ho sempre mal di testa, quindi è meglio munirci. Ok, nel frattempo intorno, non lo so, si è creato un po' il caos. Più che vado avanti, più che trovo cose da aggiungere, io non ce la faccio più. Boh, io mi sono fermata, magari mi sono dimenticata mezza roba. Lo struccante, dischetti, cotton fioc, tutta quella roba che ancora non abbiamo messo. Ho fatto protettore per i capelli, ho fatto la pochette delle medicine che vabbè c'ho io e se a Cam serviranno verrà da me. E poi un pacchetto di fazzoletti. Top, ci pensa lei. Andiamo ad aggiungere le lenti a contatto che sono una cosa essenziale ma che molte volte mi sono scordata, infatti i casini succedevano. E quindi niente, lenti a contatto. Saranno? Metterò qua. Questo c'entra qua. Cioè è tutto un po' incastro. Allora, Mati ha preparato qua lo struccante, cotton fioc, dischetti e deodorante. Qua uguale io. Mi manca il profumo che ce l'ho in versione piccola ma non trovo. Io devo comprare invece un deodorante così piccolo. E adesso
adesso andiamo a metterci anche le lamette. Eccolo, ho trovato cosa mettere dentro Hello Kitty. Allora, come ho detto prima, qua intimo che devo ancora mettere, e qua ci metterò lo struccante. Ok, allora, ci siamo, abbiamo finito di mettere tutto, anche le piccolezze. E adesso chiudiamo finalmente la borsa. Quindi, questo è il beauty, io so già che pesa una tonnellata, quindi la mia... Ok, io chiudo qui. E chiudiamo la valigia. Quindi niente, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti dove andate in vacanza. Scriveteci un po' le vostre destinazioni. Seguiteci su Instagram per scoprire la nostra di destinazione. E provate a indovinare sempre nei commenti. E quindi niente, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche per non perdervi il vlog. E quindi niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.